E ragazzi, ciao a tutti, oggi sono qui a presentarvi, contentissimo proprio dal cuore, se si dice così, non so neanche se si possa dire, un nuovo video che è più un video, non un video nella quale io vi mostro qualche contenuto, ma bensì vi voglio dimostrare e mostrare un ringraziamento, o meglio, come si dice? Rifacciamo. Vi voglio ringraziare paurosamente, in un modo veramente ampio, di tutto ciò che avete fatto per me, di ciò che fate per me, ma soprattutto quello che alcuni di voi hanno fatto direttamente e indirettamente in questi due giorni che ho vissuto andando al Games Week, perché come voi ben sapete 25 e 26 ottobre sono andato al Games Week, sono tornato da veramente poco. Prima cosa che ho detto è stata: devo fare un video per ringraziarli tutti, perché ragazzi, voi non avete idea di quanto io sia tornato felice e un po' cambiato. Adesso vi spiegherò il perché. Allora, innanzitutto, mai avrei immaginato di incontrare così tante persone che volevano da me un qualcosa, che poteva essere una foto, un saluto oppure anche un semplice autografo. E già sta cosa mi ha fatto di un felice della mazzanna. Secondariamente, mi avete fatto cambiare da un punto di vista, come si dice, mentale? Mettiamola così, perché infatti prima io ritenevo YouTube una cosa veramente separata dalla vita privata, proprio YouTube una cosa, vita privata un'altra. Ma con questo evento ho capito che voi puntate molto sulla persona. Prima pensavo questo, pensavo che praticamente voi, o meglio io piacevo a voi soprattutto per i video che facevo e basta. Però le persone che ho incontrato mi hanno fatto capire che spesso non è così. Queste persone mi seguono perché gli piaccio io come persona. Infatti mi hanno detto, ad esempio: Axel, fai quello che vuoi, noi ti seguiremo comunque, continua così. E voi non avete idea di che carica mi abbiano dato queste parole. Perché come ben sapete, in questi giorni, o meglio, io stavo vivendo un periodo abbastanza difficile e strano, perché infatti non avevo tempo per far video e il mio canale stava un po' diminuendo. A parte che ora si sta rialzando, ma secondariamente mi avete dato la carica del 10.000 per 1.000. Mai sono stato così carico per continuare e per fare nuovi tipi di video. Secondariamente, conoscendo molti di voi, ho conosciuto anche un sacco di altri, se possiamo chiamarli così. Adesso non so se è ragionamento figlio o meno, ma vi sto dicendo proprio tutte le cose che mi vengono in mente. Perché infatti in questo evento io ho conosciuto un sacco di altri, nel senso di altri youtuber che o prima conoscevo poco o relativamente o proprio zero. Perché infatti, adesso non voglio dire nomi, o meglio ne dirò un paio, ne dirò pochi, però non è che se non dico gli altri perché agli altri non mi sto facendo riferimento, è che al momento non mi vengono in mente, dato che ho conosciuto un sacco di gente. Perché infatti vi faccio degli esempi: ho conosciuto abbastanza meglio, se possiamo dire così, Sodin, che è veramente un grande. Poi Esector che ragazzi è veramente il top. Altre persone che ho conosciuto sono il vostro caro Dexter, lui è fenomenale. Marcello, il Bomber Luigi, Simone, poi come non ricordare il Cina e ovviamente Tatino, Palaz, Pin. Poi ho avuto l'occasione, come ho detto, di conoscere nuovi youtuber, come ad esempio ho conosciuto poco su Real, Golden Jumpy, lo stesso Jumpitech, Murri, X Granadas, Yainub, Midino, noi che doppiamo stronzate tipo, e poi il Bomber Giacomo, che però non ha un canale YouTube, questa cosa non l'ho ancora capita. Però adesso io ho detto questi nomi, ma se non ho detto, tu youtuber che stai guardando, che mi hai conosciuto e non ti ho detto, sappi che io mi ricordo di te ma non mi sto ricordando in questi istanti del tuo nome, se possiamo dire così. Quindi volevo ringraziarvi, sapete che sono tornato a casa con un qualcosa di diverso, ho capito quanto ci tenete a me e quanto io tengo a voi in realtà, sotto sotto ho capito questo. E ci tengo anche a dire che per rimanere in contatto appunto con questi youtuber, che ormai sono tutti su Play 4, guardate un po' che cosa ho preso, tantan, un gioco per la Play 4, ma non ho ancora la Play 4, questo è un problema che speriamo si risolverà. Ultima cosa, appunto incontrando alcune persone, alcuni miei iscritti, gli ho chiesto appunto pareri rilevanti ai prossimi video che andrò a fare, perché io avevo detto che mi sarebbe strapiaciuto iniziare a fare delle challenge. L'ho chiesto e sembravate veramente entusiasti, quindi aspettatevele, non so quando, ma aspettatevele. Quindi ragazzi, detto questo, mi sembra di aver detto tutto. Se non ho fatto ragionamenti dotati di un senso logico
è perché, diciamo, ho detto le prime cose che mi uscivano dalla bocca. Non ci ho neanche pensato, domani caricherò un nuovo video. Era veramente questo un video veloce per ringraziarvi. Quindi ragazzi, grazie mille di tutto, siete fantastici. E detto questo, mi sono ricordato l'ultima cosa, che dato che, come ho già detto, è un... con questo evento, diciamo, più umanamente mi sono avvicinato a YouTube, ho deciso di abilitare l'opzione segui sul mio profilo di Facebook. Anche perché moltissime persone non sapevano neanche come io mi chiamassi come nome reale. Come ho già detto più volte, comunque io mi chiamo Marzio. Ora gente dirà, ma non sei nato a marzo? Battute di bambini di 2 anni. Comunque, bando cianciamo. E appunto, se volete seguirmi, seguitemi. Adesso non sto a dirvi il cognome perché voglio proprio che magari, se qualcuno vuole seguirmi, se è interessato, quindi magari vada a cercare su Facebook il mio nome e poi mettere in relazioni immagini di Facebook con immagini mie di YouTube. Quindi è una cosa un po' strana. Comunque, detto questo ragazzi, mi sembra di aver detto tutto. Non mi sembra di aver detto tutte le cose del video. Ovviamente ringrazio anche tutto il stand minimo. Io vi dico potente, palese nel prossimo video. Ciao a tutti. E pensate che questo video lo sto facendo mentre Nina sta giocando.